Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo parlando dell'inchiesta Rigopiano. Oggi nuova udienza, il GUP del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, ha ammesso la costituzione di parte civile dell'ANMIL, suscitando malumore nel comitato vittime. Nel frattempo salgono a 27 le richieste di rito abbreviato, tra cui quella del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. Nella prossima udienza, il 1 ottobre, il GUP effettuerà lo stralcio per chi sceglierà il rito ordinario e nominerà i suoi periti. Il servizio di Stefano Recanati. Non mi interessa di ritirare quella costruzione. Per me è almeno dover tre adesso. Sì, per me non bisogna fare tre cambi. Doveva essere un ritorno in aula sereno per i familiari delle vittime di Rigopiano ed invece la costituzione di parte civile da parte dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro, ha inevitabilmente scatenato un grandissimo malumore per questa scelta da parte di chi 3 anni fa ha deciso di restare in silenzio. ANMIL dichiara di costituirsi parte civile per apportare e per soprattutto creare un collegamento tra i vari processi che si occupano di morti bianche. ANMIL è una onlus senza scopi di lucro, quindi tutto quello che sono gli apporti anche economici vengono redistribuiti nell'attività formativa e attività di anche patronato che svolge a favore dei propri assistiti. Il nostro auspicio è che se dovessero arrivare dei fondi da questa richiesta possano servire o dare ristoro a qualche famiglia o qualche vittima di qualche incidente successo o strage sul lavoro. Intanto anche i legali del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e del tecnico comunale Enrico Colangeli hanno scelto la via del rito abbreviato. Così ora salgono a 27, compresa la società Gran Sasso Resort SPA, gli imputati ad aver scelto questa pista. Il 1 ottobre si torna in aula, il GUP nominerà i suoi periti e stralcerà chi opterà per il rito ordinario. Il giudice nominerà un pool, un team di periti che lo aiuteranno a risolvere delle questioni un pochino controverse. Innanzitutto l'origine della valanga, il punto d'innesco della valanga, l'eventuale rapporto o meno di causalità tra sisma e valanga e poi il giudice anche il rischio valanga quando poteva essere previsto, comunque gestibile, ed infine il giudice ha anche previsto un ulteriore quesito che riguarda i mezzi tecnici a disposizione della provincia di Pescara, e cioè se questi mezzi tecnici potevano, utilizzati tutti in quella zona, potevano tenere pulita la strada. Prenderanno il via lunedì prossimo 20 settembre, così come stabilito dalle indicazioni della struttura commissariale nazionale, le somministrazioni della terza dose addizionale del vaccino Covid-19 nelle 4 ASL abruzzesi. In questa prima fase, che coinvolge una platea potenziale di circa 30.000 cittadini, trapiantati, dializzati, soggetti con immunodeficienze primitive e secondarie, HIV, non verrà utilizzato il sistema prenotazione, ma saranno le stesse aziende sanitarie a contattare telefonicamente i pazienti e a fissare l'appuntamento per la somministrazione. Successivamente seguiranno le altre categorie previste dalle circolari commissariali, over 80, ospiti delle strutture per anziani, personale sanitario e sociosanitario. Cambiamo pagina, tour elettorale quest'oggi per l'ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. In questo momento sta parlando sul palco a San Giovanni Teatino, possiamo anche ascoltare un estratto delle sue parole. In produzione durante la pandemia, cose di nicchia, ma come in una guerra succede anche questo. Il divario aumenta. Noi abbiamo fatto in modo di arrivare a questa ripartenza tutti insieme, con tutte le sofferenze, ho commesso errori, benissimo, sono qui, guardarvi negli occhi, ditemelo, ma quello che non mi potete e non ci potete contestare, io e il Movimento 5 Stelle abbiamo agito sempre per voi, abbiamo agito sempre con la massima serietà, sempre in buona fede, con la massima determinazione e permettetevi anche con grande coraggio. Bravo!
Questo è un passaggio in diretta, sta parlando, come detto, a San Giovanni Teatino Giuseppe Conte, che nella mattinata è stato anche a Roseto degli Abruzzi, è stato a Sulmona, poi proseguirà il suo tour, sarà a Francavilla al Mare, sarà a Lanciano e a Vasto. A San Giovanni Teatino ha anche incontrato una delegazione dei dipendenti della Riello, sapete, l'azienda di Cepagatti, che è interessata da una importante vertenza su cui c'è la massima attenzione da parte delle istituzioni. Oggi, come detto, il tour è iniziato a Roseto degli Abruzzi, vediamo cosa ha dichiarato Giuseppe Conte. Perché è mancato l'accordo a Roseto tra PD e Movimento 5 Stelle per le comunali? Mancato l'accordo qui come altrove, perché evidentemente il dialogo ha portato un frutto, ha portato dei frutti, il frutto di un'intesa. Ma da questo punto di vista, voglio dire, il Movimento 5 Stelle ha assunto una posizione molto chiara e lineare. Quando c'è la possibilità di condividere un progetto, degli obiettivi, massima disponibilità. Quando per varie ragioni, che sono le più varie, variano da città a città, questo non è stato possibile, il Movimento 5 Stelle dà la priorità alla concretezza e solidità del progetto politico. E quindi si va anche da soli, a costo anche, come dire, di essere meno competitivi, perché è chiaro che delle volte quando c'è un'intesa si può essere più competitivi, ma delle volte si può essere anche più competitivi da soli. Quello che diamo, a cui diamo sempre importanza, è la solidità della proposta, del progetto da presentare ai cittadini, nell'interesse dei cittadini. Io mi aspetto assolutamente da questa tornata elettorale, voi lo sapete, l'ho chiamata il tempo della semina, perché il nuovo corso è appena partito. È un corso che adesso sta dispiegando tutti i suoi effetti, stiamo costituendo gli organi interni, salutiamo il nuovo comitato di garanzia, abbiamo integrato il collegio dei provvigili, fra un po' adesso partiranno anche dopo questa tornata, che ovviamente in questo momento sono pienamente impegnato, dopo questa tornata elettorale partirà anche il nuovo organigramma per quanto riguarda la filiera politica e non di garanzia statutaria, ma al di là degli organi statutari il tema è che per realizzare questo nuovo corso bisogna partire dall'ascolto dei cittadini, bisogna riossigenare, dico io, il Movimento 5 Stelle, la politica intera deve riossigenarsi, e per fare questo lo si deve fare in mezzo a loro, ascoltando i loro bisogni, stando qui, parlando, confrontandosi. E anche la ragione per cui non chiamo questo un tour elettorale, non è un tour che nasce per una scadenza elettorale, è un tour che nasce dalla necessità di ripartire dai territori, di guardare negli occhi le persone. L'assessore comunale uscente Luisa Russo è la candidata del centro-sinistra alle prossime elezioni di Francavilla al Mare. Al suo sostegno 5 liste, Partito Democratico, Azione e 3 Civiche. È la prima candidatura di una donna nel comune adriatico e rappresenta la continuità dell'amministrazione Luciani. Vediamo. La parola continuità è giusta, perché in questi 3 anni ho apprezzato notevolmente il lavoro fatto dall'amministrazione uscente, quindi credo fortemente nella continuità del metodo utilizzato, che era un metodo finalizzato veramente al perseguimento dell'interesse pubblico. Ovviamente bisogna sempre tenere conto delle esigenze che via via cambiano e sopraggiungono nella città, quindi continuità, ma sicuramente cambiamento e rinnovazione. Questo è certo, soprattutto in un'epoca in cui stiamo uscendo da una pandemia di natura enorme, e quindi dovremo affrontare tutti i problemi che sono derivati da questa pandemia. Credo che sia una bellissima, un bellissimo segnale il fatto che di aver posto a capo di una squadra una donna. Sono la prima donna candidata a sindaco nella città di Francavilla, quindi non solo sarò il primo sindaco, ma a Francavilla nella sua storia non ha mai avuto neanche una donna candidata a sindaco, quindi già questo è un segnale di rinnovazione, che non è un caso, è arrivato da una squadra che ha creduto fortemente nelle donne, nel fatto che la presenza della donna sia fondamentale per mandare avanti la città. Abbiamo puntato moltissimo al turismo, dobbiamo proseguire con la destagionalizzazione del turismo, perché dobbiamo far sì che Francavilla venga frequentata e visitata anche in altri periodi dell'anno, e quindi sicuramente dobbiamo puntare fortemente
sicuramente al turismo, all'aumento della ricettività, perché quest'anno abbiamo avuto un boom di presenze, non siamo stati in grado di ospitare tutti, quindi anche questo è un tema che si pone, ma vediamo che già ci sono dei privati che hanno creduto in questo cambiamento e stanno nuovamente investendo sulla città proprio per realizzare strutture ricettive. Gli obiettivi sono tanti, stiamo probabilmente ottenendo già un finanziamento per la realizzazione della pista ciclopedonale dal nuovo ponte sul mare fino alla zona sud, e ci saranno obiettivi che riguardano la riqualificazione delle zone verdi, delle zone più interne. E l'ultimo obiettivo, quello più ambizioso, al quale io punto moltissimo e potrebbe veramente essere l'occasione giusta, è quello dello spostamento del tracciato ferroviario. Noi contiamo e speriamo, lavoriamo per vincere il primo turno, non abbiamo assolutamente paura del ballottaggio, percepisco un grande entusiasmo, quindi sono molto fiduciosa e vedremo se riusciremo a chiudere questa partita al primo o al secondo turno. L'UDC di Pescara questa mattina in conferenza ha illustrato alla presenza di alcuni residenti i lavori ATER effettuati alle palazzine Gescal di Pescara Colli, lavori però ancora incompleti a detta dei consiglieri Pignoli e Fiorilli. Vediamo. Io e il collega e amico Berardo Fiorilli siamo stati richiamati dai cittadini dei Colli perché ovviamente in città è risaputo che siamo gli unici che comunque sono interessati ai bisogni delle persone, per cui siamo venuti questa mattina nel rione Gescal attraverso un nostro amico che ci ha condotti qui per farci vedere ovviamente le inefficienze o meglio qualche discrasia della ditta appaltatrice dell'ATER. Ovviamente noi abbiamo dei buoni rapporti con l'ATER, rapporti istituzionali, il presidente è una persona che ci ascolta, che quando chiamiamo ovviamente risolve i problemi, per cui ovviamente porteremo già nelle prossime ore all'attenzione quello che oggi troveremo qui in ATER per cercare ovviamente di rimediare alla situazione, che è una situazione che vede dopo tanti anni questo rione essere messo, come dire, a norma dal punto di vista architettonico e dei lavori, ma che in realtà ovviamente non viene fatta ad opera d'arte, quindi qui ci vuole un controllo serrato, un controllo importante, un controllo serio da parte delle istituzioni, in questo caso dell'ATER, che mi sembra che sia un po' evanescente dal punto di vista soltanto ed esclusivamente dei controlli. Ci hanno mandato delle foto, avete fatto delle riprese, potete vedere e constatare con i vostri occhi che cosa avete trovato qui stamattina. Pur non essendo un esperto, un geometra, devo dire che ad occhio è palese che alcune opere siano state fatte, diciamo, un po' con superficialità. Questo ci dispiace perché questo è un bellissimo complesso in una zona molto bella della città, c'è tantissima brava gente, molto dignitosa, tanti lavoratori che vorrebbero abitare semplicemente in maniera dignitosa. Allora, quando si spendono dei soldi e lo si fa in maniera sbagliata, è la cosa peggiore, perché sono soldi buttati. Qui i soldi ci sono per fare dei lavori, i lavori vanno fatti bene, chiediamo che chi è deputato a questo venga sul luogo, si renda conto personalmente, perché basta vedere anche a un occhio inesperto che alcune cose sono fatte un po' grossolanamente e probabilmente sono state trascurate. Nel momento in cui lo stai facendo il lavoro fallo. Montorio al Bomano avrà una uscita della A24 che collegherà l'autostrada Teramo-Roma alla viabilità provinciale 491. Il progetto si inserisce nell'ambito del contratto di sviluppo del cratere Centro Italia e rappresenta una infrastruttura strategica per il rilancio di lavoro e turismo delle aree interne. Tania Bonici Castelli. Finalmente una buona notizia per la zona montana del cratere Teramano. L'annuncio è ufficiale. A Montorio al Bomano si farà la nuova uscita autostradale della 24. Il progetto si inserisce nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo del cratere Centro Italia per sostenere investimenti integrativi rispetto alla ricostruzione materiale degli edifici, ma soprattutto per assicurare la ripresa e lo sviluppo dell'economia delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017. L'intervento da realizzare riguarderà il raccordo tra il tracciato autostradale A24 Roma-Teramo e la viabilità provinciale 491 e poi statale 150. La nuova bretella consentirà ai mezzi pesanti e non solo, provenienti da tutta Italia, di evitare il tortuoso percorso esistente e di collegare in maniera più snella la 24 alla zona industriale di Montorio al Bomano. Esulta il primo cittadino di Montorio, Fabio Altitonante, che porta a casa una delle infrastrutture maggiormente strategiche della provincia di Teramo. Le più grandi sofferenze per il cratere sono lo spopolamento
e l'impoverimento, sottolinea il sindaco. Si combattono con lavoro, turismo e qualità della vita. Nella zona industriale e nella zona artigianale del comune di Montorio al Vomano ci sono aziende rilevanti. Attualmente il fatturato delle imprese presenti si attesta complessivamente intorno ai 200 milioni di euro all'anno. L'uscita autostradale a Montorio al Vomano assume così un ruolo fondamentale per il sistema produttivo teramano, ma anche per quello turistico. Permetterà infatti un immediato accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Montorio al Vomano costituisce la cosiddetta porta del parco. I lavori dovrebbero essere celeri ed è possibile stimare che nei prossimi 24 mesi Montorio avrà la sua uscita autostradale. L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ha presentato questa mattina a Pescara l'evento conclusivo del progetto A Scuola di Inclusione, Giocando si Impara, con una festa di inaugurazione dei giochi inclusivi che sono stati installati nel comparto 2 del Parco d'Avalos. Paolo Renzetti. Abbiamo iniziato con questo progetto e avremo modo di portarlo avanti anche nelle altre scuole. Questo è un progetto di inclusività dove sono coinvolti tutti i ragazzi, ma in particolare i ragazzi disabili del comprensivo 2 e del comprensivo 6. Questa è stata una bellissima iniziativa, sono stati già installati dei giochi per i ragazzi e quindi cercheremo di portare avanti anche nelle altre scuole. Sicuramente questa è una delle cose più belle che potevamo fare per iniziare l'anno scolastico. Ne stiamo facendo tante di iniziative, ma questa in particolare ha un significato molto ma molto interessante e importante per i ragazzi. L'inclusione è fondamentale e soprattutto se esperita ogni giorno, e la manifestazione finale che vede coinvolti due istituti e quindi tanti bambini e ragazzi ne è una testimonianza. Siamo partiti proprio dal gioco, dai giochi inclusivi, un progetto che è nato l'anno scorso, questa è la parte terminale, ma sicuramente è anche il momento di disseminazione che vedrà coinvolti tutti i ragazzi anche nel prosieguo, perché il concetto che la scuola è di tutti, ciascuno e soprattutto ciascuno ha la propria valorizzazione. È la prima manifestazione che facciamo dopo un periodo comunque critico riferito al Covid, inclusione e disabilità. Oggi qui sono presenti gli alunni dei due istituti comprensivi che hanno partecipato all'iniziativa e ci sono anche alunni diversamente abili, quindi questo proprio a testimonianza del fatto che tutti possono fare, tutti devono avere le stesse possibilità, e il progetto che è stato portato avanti nel corso di quest'anno, iniziato l'anno scorso e concluso oggi, rappresenta proprio questo. Sicuramente l'iniziativa ha un valore molto molto importante sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista formativo per i nostri ragazzi. Ma quanto è bello poter fare degli spettacoli, intrattenere questi bambini, questi ragazzi. Non si finisce mai di imparare, siamo tutti alunni, tutti scolari ancora, pure a 67 anni. Io sono per natura contro tutte le esclusioni, quindi sono a favore delle inclusioni, e non c'è un modo migliore per insegnare ai bambini ad includere nei propri ragionamenti, nella propria educazione, che il gioco è alla base di tutto il linguaggio del fanciullo, e quindi siamo qui per dimostrare che il gioco prima degli insegnamenti, il gioco prima della scuola, sì, sta prima il gioco. E c'è un'età per giocare? No! Quindi posso giocare pure io? Sì! Benissimo, allora dopo andremo a vedere quali sono questi giochi molto molto speciali, perché ci possiamo giocare tutti quanti. Ed ora lo sport, Serie C, il tecnico del Teramo Federico Guidi commenta con soddisfazione la vittoria in Coppa col Siena, ottenuta con diversi elementi in campo che hanno avuto meno spazio nelle gare precedenti. Vediamo. Sono estremamente soddisfatto, perché penso che la squadra abbia espresso tante cose sul campo, abbia vinto meritatamente e c'è sempre stata un'identità chiara della squadra.
sono piaciuti gli smarcamenti, mi sono piaciuti le aggressioni, le pressioni. Penso che sia stata una prova positiva, ma è la testimonianza di quello che vi ho detto tante volte, che è un gruppo che si allena nella quotidianità del lavoro, è sempre molto attenta e che si allena molto bene. Questa è la risposta anche da coloro che fino a questo momento avevano trovato meno spazio. Ma penso che sia stata una prova buona generale. Penso che fino a quando è stato in campo Trasciani e poi anche Bellucci quando è entrato abbiano fatto molto bene, sia a livello difensivo che di reparto che in costruzione. Fiorani secondo me ha fatto un'ottima gara in entrambe le fasi di gioco, in un ruolo anche in una posizione un po' nuova per lui, perché solitamente è sempre stato impiegato da mezzala, però secondo me lui ha anche questa capacità di interpretare le due fasi di gioco e ha tanta intelligenza anche sulle linee di passaggio, e penso che questa posizione l'abbia svolto veramente in maniera efficace e di qualità. E io anche agli allenamenti chiedo tanto, cioè io vorrei sempre vederli giocare ogni partita come si allenano. Di conseguenza ero convinto che la prestazione l'avrebbero fatta. Dal punto di vista della mentalità, questo è un gruppo che non è mai mancato, e quindi oggi ho avuto risposte positive da tanti, cioè ora ne ho elencate qualcuno, ma secondo me la prova è positiva per tutti coloro che hanno preso parte alla partita. Bellicea, Trasciani ha un problema al piede che si porta dietro da tempo, nel calciare una palla ha sentito una fitta, un dolore. Non penso che sia niente, cioè non dovrebbe essere sicuramente niente di grave. È un po' un problemino stile quello di Kyere Mateng, un po' diverso nel dettaglio, però ecco, sono quei problemini che non sono niente, non rischi niente, però sono estremamente fastidiosi per un calciatore nel momento in cui vai a impattare con forza la palla oppure se devi portare un contrasto. Però non dovrebbe essere niente di che. Mentre Rosso, nell'uscita del portiere, praticamente ha preso una ginocchiata sulla coscia, nel muscolo, e quindi è dolente, però insomma anche questo è il tempo di smaltire il colpo, però non è niente di particolare. E dopo il passaggio del turno in Coppa, il Pescara ha ripreso la preparazione per la gara di campionato di domenica a Pontedera contro il Montevarchi. Conta di avere ancora una maglia da titolare Tommaso Cancellotti, che si è scoperto difensore goleador dopo le reti segnate all'Olbia e alla Vispesaro. Cancellotti, ex Teramo, parla anche del prossimo derby di Coppa tra le due abruzzesi. Ascoltiamolo. Tommaso Cancellotti, allora è arrivato il passaggio del turno in Coppa Italia, primo posto in campionato, però non possiamo fermarci, bisogna sempre guardare al futuro e ovviamente l'obiettivo è sulla gara di domenica a Pontedera con il Montevarchi. Assolutamente, siamo contenti del passaggio del turno, era un nostro obiettivo che abbiamo centrato, un obiettivo importante. Ora abbiamo qualche giorno per poter preparare nel migliore dei modi la partita col Montevarchi, che come tutte le partite da qui in avanti sarà una partita fondamentale, quindi come già detto ci impegniamo a prepararla in questi giorni nel migliore dei modi e poi andremo lì per cercare di fare i tre punti. Incontrerete una matricola quasi terribile, il caso di dire, 6 punti in classifica, Montevarchi che ha battuto la Virtus Entella e che è andata a vincere a Fermo. Sì, è una squadra temibile, ha dei giovani molto bravi, sta dimostrando comunque di essere una squadra che ha dei valori importanti e quindi è assolutamente da non prendere sotto gamba, e anche se questo aspetto è normale perché questo girone, questo campionato, nessuna squadra può essere presa sotto gamba. Il tuo ritorno in Abruzzo sicuramente positivo, hai trovato anche il primo gol con la maglia del Pescara. Sì, sono contento di essere qui, mi trovo molto bene, sono felice ed entusiasta di essere riuscito a trovare la prima rete, spero di riuscirne a trovarne altre e spero che comunque siano importanti. Parliamo un attimo anche di quello che accadrà tra qualche mese, perché
c'è questo derby di Coppa Italia che ora è ufficiale, Teramo che ha eliminato il Siena, voi avete passato il turno con il Grosseto, tra meno di due mesi al Bonolis ci sarà Teramo Pescara, per te una gara particolare, inutile negarlo. Sì, assolutamente, già particolare di per sé essendo un derby, e quindi è già una partita diciamo particolare, poi io da ex la vivo in maniera ancora più diciamo speciale, sicuramente come ogni derby bisogna andare lì con la carica giusta e andare lì per vincere, soprattutto appunto perché, come si dice, i derby non vanno giocati ma vanno vinti. Nasce a Pescara una nuova società calcistica dalla fusione di due importanti realtà locali, si tratta della Delfino Curi Pescara, vediamo. Questa fusione è nata dopo tanto tempo, tanta stanchezza addosso, tanti anni trascorsi, 27 anni sempre da solo, ho cercato sempre una società che mi stesse vicino, altrimenti ogni volta che mi giravo dietro a me non c'era nessuno, all'infuori del mister, all'infuori di tutti i collaboratori che avevo. Oggi invece, incontrando Totò Martorella, che tutti conoscete, Claudio Croce, ho trovato veramente una realtà solida, una realtà che penso che ci fa crescere. A noi crescono loro e possiamo continuare a portare avanti questo discorso del calcio, che io lo faccio sempre a livello sociale, a livello per andare avanti e per prendere tutti questi ragazzi, toglierli dalla strada e imboccarli in una vita tranquilla. L'impegno che abbiamo preso per adesso è uno, che loro fanno tanti sacrifici nel settore giovanile, come non noi anche, abbiamo tutte e due le società, settore giovanile ed elite, sia con i giovanissimi sia con gli allievi, abbiamo tutto, e cerchiamo di portare avanti che questi giovani allievi, che invece di, come hanno fatto fino adesso, andare tutti sparsi in altre società, invece facciamo di tutto per portarli nella nostra prima squadra, e che stiamo lottando sempre per rimanere in eccellenza. Già quest'anno 4-5 ragazzi, 94-95 loro, anche qualcuno nostro, già fa parte della prima squadra ed è una bella cosa per Pescara. Sono molto contento perché proprio domenica una nostra ragazza, diciamo, abbiamo avuto un Verratti, perché ha giocato i primi minuti in Serie A, e per me sentire che una ragazza cresciuta, il suo nome? Angela Passeri, e anche domenica un nostro ragazzo, sempre del nostro settore giovanile, prima venuto dalla D'Annunzio, ringrazio anche il presidente della D'Annunzio che ci ha dato questa possibilità di far crescere questo ragazzo, domenica ha giocato con Latino, gioca, due settimane fa ha giocato contro il Palermo e si sta vedendo, ha fatto un bel assist dove ha fatto fare un bel gol col pareggio della squadra. A breve tutti i servizi che avete visto in questa edizione saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG delle ore 19:23. Grazie per averci scelto.